Allora, vi faccio vedere che purtroppo sono vestito come dei peggio Maranza. Però questi sono praticamente degli equipaggiamenti che servono ad avere più difesa, più attacco, più salute, eccetera, eccetera. Ho scoperto da poco che ogni equipaggiamento, o quasi, si può cambiare a livello di skin con quelli che hai posseduto in precedenza. Vabbè, adesso vado in giro vestito così, poi vedremo come cambiarli. Allora, intanto ho raggiunto il livello 12 perché sono riuscito a fare delle missioni secondarie, che regà, non era niente di che, ve lo assicuro. E in più sono andato in giro a fare un po' di collezionismo tra le varie pagine, strumenti, equipaggiamenti vari. Ma andiamo a Hogsmeade. Ho scelto l'altra volta che di andare con Natsai Onai. Vediamo. Natti, non hai aspettato troppo, vero? Per nulla. La professoressa Weasley mi ha detto che devi recarti a Hogsmeade. Immagino tu non veda l'ora di riavere delle cose tue e di vedere il villaggio. Già, non vedo l'ora. Bene, partiamo subito? Vorrei mostrarti Hogsmeade in tutto il suo splendore. E andiamo. Ho letto anche tra i vari sondaggi che la maggior parte dei player è stata smistata in Serpeverde, e quindi sono molto contento di questa cosa. Mamma, Maranza proprio brutto, eh. Che bello, regà. Lì c'è il Sono campo da felice che la Weasley Quidditch. mi abbia chiesto di accompagnarti. Davvero? Sì, avevo pensato di invitarti personalmente. Immaginavo che avresti gradito un bel boccale di burro birra al villaggio. Immaginavi bene. Il gufo della Weasley è arrivato proprio al momento giusto. Che figo. E questo regà, questo cinghiale alato, è praticamente una citazione, un'altra. Dei libri. Nei libri, soprattutto il primo libro, se mi ricordo bene, si parla di questi cinghiali alati. Andiamo, va. Ditemi, tra l'altro, nei commenti se vi sta piacendo questa serie, cosa vorreste vedere di diverso, oppure se va bene così. L'audio che l'ho migliorato ancora. Fatemi sapere. Ah, intanto Non sai quanto bellissimo. sia piacevole respirare dell'aria fresca dopo essere stata nell'aula di antiche rune. Che paesaggi, Sceglierla come ragazzi. materia opzionale è stato un grave errore, credimi. Ti credo. Anche se suppongo non si possa davvero definirla opzionale quando è tua madre a sceglierla per te. In effetti. Hogsmeade è bellissima in questo periodo dell'anno. Ti diranno tutti di andarci sotto Natale, ma quello è uno dei pochi periodi dell'anno in cui preferisco restarmene al chiuso. Non ami molto il freddo, eh? Eh beh. Ah, il freddo non mi dà fastidio, anche se ci ho messo un po' per abituarmici. Da noi non nevicava mai, sai? Oh, aspetta, da questa parte. Wow. Qui intorno trovo spesso delle mosche crisopa. Oh? Cosa hanno di tanto speciale? Beh, hanno un aspetto interessante. E se le cuoci a lungo, puoi anche usarle nelle pozioni. Prese. Andiamo. Non vedo l'ora di fare Avada Kedavra su qualunque cosa. Anche magari su di te. Guarda, degli ippogrifi sono usciti dalla foresta proibita. Chissà se qualcosa li ha spaventati. Mi ha raggiunta voce che avevano avvistato degli ippogrifi nei paraggi. Belli. Credete che Poppy abbia già visto gli ippogrifi? Ovvio. Probabilmente gli ha anche già dato. Ecco. Quella a sinistra è la foresta proibita. Agli studenti è proibito entrarci, come si evince dal nome. E perché è proibito? I professori dicono che è troppo pericolosa, ma secondo me chiamarla proibita la rende solo più In allettante. effetti. Ah, ecco Hogsmeade, oltre il crinale, dopo quella rovina.
Ragazzi, sono assorto nel guardare il paesaggio, veramente bellissimo. Se potessi, passerei tutto il mio tempo a esplorare. Già confesso fatto, di essermi stupito quando la Weasley ha detto che conoscevi bene la zona, considerato che non sei qui da molto. Ha detto così? Testral. Mi conosce meglio di quanto pensassi. Io direi che senza dubbio a scuola si impara tanto, però c'è molto da scoprire anche fuori dal castello. Io raccolgo qualunque cosa, raga, eh. Qualunque cosa veda in cui si può interagire, eccetera, raccolgo. Infatti sono già a livello 12. Ricordo che nelle prime settimane dopo il mio arrivo mi sentivo strana. Era tutto così nuovo e insolito. Sto cominciando ad abituarmi. E tu? Ti sei sistemata bene alla fine? Mi manca ancora il Accio! Anche questo posto è bello. E uscire dal castello ed esplorare i dintorni mi è stato utilissimo per ambientarmi. Adesso a Hogwarts mi sento a casa. Spero che sarà lo stesso anche per te. Che figo. Raga, io ho esplorato praticamente tutta la parte esplorabile del castello per ora. Signor Moon! È veramente enorme. Sembra un po' malconcio. Enorme, ha un sacco di passaggi segreti, eccetera. Tanta roba. Salve, signor Moon. Ha già incontrato il nostro nuovo arrivo del quinto anno? Ciao, bello. Piacere. Meglio tornare indietro, signorina Unai. Girate i tacchi e... scappate. Va tutto bene, signore? Mi ha guardato dritto in faccia con quei suoi occhi enormi. Di cosa sta parlando, signor Moon? Demi... Guys, brutto, peloso, terrificante. Io torno al castello, lì sarò al sicuro. Buona fortuna a voi. Ma in che senso? Povero signor Moon, un demi-guys. Mi sa che ha fatto troppa baldoria al villaggio. Devo dire che Accio. Non l'ho mai visto in quello stato. E cos'è? Ci siamo quasi. C'è tanto da vedere fuori dalle mura del castello, non soltanto Hogsmeade. Ah, di qua vuoi esplorare, non hai che da dirmelo. Con le voci che girano sui goblin e tutto il resto, potrebbe farti piacere avere compagnia. Ah, ok. Lo terrò a mente, Natti. Grazie mille. È un sacco di quanti cartelli ci sono qua, raga? Ah, attenzione centauri, grande. Speriamo continui così il gioco, raga, perché a parte qualche bug audio è veramente tanta roba. Ed eccoci arrivati. Non so proprio da che parte iniziare. I tre manici di scopa è il posto perfetto per gustare una burro birra, mentre da Mielandia puoi trovare tutti i dolciumi che desideri. Non sono mai riuscita a stabilire quale fosse il mio negozio preferito. Cambio idea ogni visita. Sicuramente a Hogsmeade troverai tutto ciò che ti serve. La professoressa Weasley ha detto che ti servono delle ricette di pozioni, delle magiformule, dei semi e... una bacchetta nuova. Ma certo, ti piacerà il signor Ollivander, vedrai. Voglio proprio vedere cosa sarai in grado di fare con una bacchetta tua. Dovresti avere tutto il tempo per recuperare ciò che ti serve e anche per esplorare un po' il villaggio. Fai pure con calma. Quando avrai finito, raggiungimi alla piazza di Hogsmeade. Mi troverai lì. Ok. Divertiti. Ci vediamo presto. Il villaggio di Hogsmeade... Vediamo. Che figo. Allora, di qua abbiamo il vecchio... un edificio abbandonato. Questo è... un negozio in cui è possibile acquistare sottoprodotti animali migliori o più recenti. Madama Snelling, quindi sarteria. Negozio abbigliamento per maghi. Ok. Piazza Stepli e figli. Il negozio di tè. Dolciumi Milandia, vabbè. Questo è Zonko. Tre manici di scopa. Ollivander.
Attrezzature sportive, grazie. Ah, una grande scelta di scope, ok. Pozioni, testa di porco. Tomi e pergamene, ok, va bene. Okay, ok, questo invece è la rapa magica. Ok. Ah, quindi devo... cioè, non posso andare a caso. Bloccato, perfetto. Ollivander. Cominciando da qua, va. Per la maledetta barba di Merlino. Ribellio. Ah, tra l'altro. Ci sono da raccogliere anche qua le pagine. Vabbè, poi magari lo farò... uè, uè, uè. Accio. Vieni qua. L'ho vista attraverso l'edificio. Poi magari lo faccio off camera sta attività. Ora facciamo la missione principale. Qui. Un attimo, sono... ah, sei tu. Solo un momento. Ah, Gerbold, Ollivander. Sarà il padre, il nonno? Ah, buongiorno. Sto cercando... una bacchetta, sì. Alla buon'ora. Sì, io... alla buon'ora? Sei il nuovo studente del quinto anno, no? Ma che dico, certo che lo sei. Il mio nome è Gerbold Ollivander. Ma di certo avrei già sentito parlare degli Ollivander, i migliori produttori di bacchette al mondo. È un piacere conoscerti, davvero. Su, vieni con me. Troviamo la bacchetta perfetta, d'accordo? No, 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 no. Tu no. Ah, sì. Sì, nucleo potente, 10 pollici e mezzo. Dovrebbe andare. Tieni, perché non provi questa? Forza, su, brandiscila. Proprio che no, strano. Prova ancora, su, brandiscila bene. Oh, oh cielo. Oh. No. Beh, direi che non ci siamo, eh? Eh? Non preoccuparti, la troveremo. No, tu no. Forse... sì. Legno raro, 13 pollici e 3 quarti, corda del cuore di drago. Proviamo questa qua, invece. Adesso esplode tutto. Oh, oh cielo! Ok. Santo cielo! Tu puoi tornartene dritta sullo scaffale. La cosa si sta rivelando più complessa di quanto pensassi. Non capisco. Dove sei? Forse tu? Oh, ed eccoti qui. Sì, tu potresti essere quella giusta. Ecco, prendila. Pioppo bianco, piume di fenice inflessibile, 12 pollici e mezzo. Stile bacchetta. Ah, posso anche decidere, che figo. Posso anche decidere il colore? Interessante. No. Naturale grigio. Beh, carina così. Ah no, naturale colore. Curioso, in vero. Non lo so. Beh, allora, come forma mi piace molto di più questa. Interessante. Sì, dai, carina. Tipo di legno, pioppo bianco. Pioppo bianco va bene. Lunghezza, inflessibile, va bene. Curioso, in vero. Sì, ma che senso ha che te la puoi fare come vuoi tu? Ma no, io la lascerei così. 12 pollici e mezzo, pioppo bianco. Ah, vediamo magari. Interessante. Lontano, acacia, melo, frassino, noce nero? Com'è? Ah no, te lo decidi. Curioso, vabbè, pioppo bianco, vabbè. Nucleo, piume di fenice, va bene. Ampia gamma di magie. Affidabilità.
Nota per la magia potente. Io la lascerei così, dai. Che cosa ne pensi? Straordinario. Con questa Super Saiyan inizia il tuo brillante futuro nella magia. Allora, che impressione ti ha fatto? Buona, diversa. Ho percepito una specie di scarica di energia. Un buon abbinamento. Tra voi c'è una connessione potente. La bacchetta giusta imparerà da te tanto quanto tu da lei. Non vedo l'ora di provarla. Certamente. E i nuclei di piume di Fenice sono terribilmente selettivi. Sarà un abbinamento perfetto. E il legame tra voi due diventerà sempre più forte. Non sorprenderti se la tua nuova bacchetta sembrerà percepire le tue intenzioni, in particolare nei momenti di bisogno. Figo. Mi sembra fantastico, signor Ollivander. Ti lascerò alle tue cose, allora. Torna pure da me se mai dovesse servirti qualcos'altro. Revelio! Molto bene. Non posso... ok. Molto molto bene. Allora, bacchetta presa. Lì non possiamo andarci. Cioè, guardiamo la mappa, va? Abbiamo bisogno di... pozioni. Che senso ha sgobbare quando si può usare la magia? Me lo chiedo sempre anch'io. Wow. Non ci posso credere. Questa è molto americana come roba, eh. Che figo, però. Quello cos'è? Ah, ok. Era un borsello di qualcuno. Ti do il benvenuto da Pozioni di J. Pippin. È bella anche a te. Io entro, frugo i forzieri come se fosse casa mia. Revelio. Bella anche a te. Chiedo scusa. Oh, grazie al cielo. Udendo il campanello credevo fosse la signorina Laweng. Non che si degni di venire qui. Comunque, non mi pare di averti mai visto qui, prima d'oggi. È la prima volta che vengo a Hogsmeade. Ah, sì? Perry Pippin al tuo servizio. Ti trovi da Pozioni di J. Pippin. Le tue pozioni per tutte le occasioni. Lo avrai già letto sull'insegna, ma mio nonno ci teneva che lo dicessi a tutti i clienti. Come posso esserti d'aiuto? La professoressa Weasley mi ha chiesto di prendere alcune ricette. Sono nuovo di Hogwarts. Ah, sì, ci ha mandato un gufo al riguardo. Ho messo subito da parte quel che ti serve. Ripensando alla mia gioventù, ho immaginato volessi tutto ciò che è utile per le pozioni. La preparazione di pozioni è l'arte più affascinante. Batte qualsiasi cosa si possa fare con una bacchetta. Le pozioni sono davvero così versatili? Forse non faranno la stessa figura di un incantesimo, ma non credere che siano meno potenti. Possono guarire, distruggere, proteggere, ma te ne accorgerai presto. Visto che è la prima visita, ci tengo a dirti che non vendo solo ricette per le pozioni. Offro anche preparazioni già pronte per qualsiasi evenienza, e inoltre ne scopro continuamente di nuove. Passa di qui ogni volta che puoi, così da non perdere le novità. Comunque, per ora ti do le ricette richieste, va bene? Cosa posso fare per te oggi? Allora, ricetta della pozione Edurus. Crea uno strato roccioso sulla pelle proteggendo dai danni. Figo. Ah, devo fare così. Vabbè, pozione rigeneratrice l'abbiamo già incontrata. Ti prego di dare un'occhiata al resto del mio inventario o, se sei di fretta, di tornare a farmi visita presto. Fettore di morte. Ok. Ah, ecco. Guardiamo, vediamo. Vendi non si può fare. Ah, qua. Ok. E vendiamo tutto, raga. Tutto quello che non è equipaggiato lo vendiamo perché ho roba molto più forte. Questo mi ricordavo che valesse 200 perché è leggendario, però ho livellato troppo, diciamo. Ok, e adesso posso... pozione focalizzante.
Potente pozione che infligge danni. Buono, giusto per citare The Witcher. Rende invisibile chiunque la beva. Pozione massima. Aumenta per un periodo limitato i danni inferti agli incantesimi scagliati. Ok. Ah, e qua invece li puoi comprare. Beh, oddio, allora io sarei per l'invisibilità. E visto che posso comprare anche questa, compro anche questa. A posto. Ben bene. Perfetto. Ok. Adesso. Cos'è che dobbiamo prendere? Tomi e pergamene e rapa magica. Ok. Tomi e pergamene qua. E rapa magica è qua. Quindi mi giro di 180 gradi. E andiamo alla rapa magica. Ah, devo attraversare proprio. Ok. È lì la rapa magica. Wow! Sì, potevamo fare uno studente un pochino più atletico. Buongiorno! È bella anche a te. Mi scusi, sono qui per i semi che la professoressa Weasley ha ordinato per me. Ah, il dittamo per il nuovo studente del quinto anno. Dittamo. Immagino sia tu. Per la barba di Merlino, iniziare Hogwarts dal quinto anno ti tremeranno le ginocchia. Niente affatto. Sto cercando di viverla come una grande avventura. Così si parla. Non tutti possiedono il temperamento giusto per affrontare i cambiamenti. A proposito, mi chiamo Timothy Tisdale e questo è il mio negozio, la rapa magica. Tengo il carrello qui fuori perché mi piace chiacchierare. Non posso rimanere aggiornato se me ne sto rintanato all'interno, no? In effetti. Oltre ai semi ho anche molte piante. Coltivo tutto da solo. La mia specialità sono gli ingredienti per le pozioni. Persino Pippin si rifornisce da me. Però, che ne dici se ti do un pacchetto di semi di dittamo? Fammi indovinare. È quello che devi fare. Cerchi qualcosa di nuovo. Vai. Da pure un'occhiata. Oggetti in stanza della necessità. Diversi ingredienti che scommetto stuzzicheranno il tuo interesse. Sblocca l'abilità di coltivare la malva in vasi piccoli. Ah, quindi bisogna anche coltivare. Bello. Ok. Perfetto. E allora ci manca solamente Tommy e pergamene. Olio cuore intanto per lui. Uè! Taccio! Vieni qua. Se lo stesse chiedendo, raga, è così che sono arrivato a livello 12. Cioè, andando in giro a scoprire, esplorare, prendere le cose al volo con Accio, eccetera, eccetera. Magari il gufo non lo posso prendere. Però posso fare un... Levioso! No. Ben bene, allora. Ecco una mente curiosa. Revelio! Mi sa che anche questa sarà al di fuori. No? Ah, è lì! Starda la pagina. Vabbè, dopo la vado a prendere. O è dentro. È dentro. Sorry, guys. Mi scusi, sono qui per le magiformule richieste dalla professoressa Weasley. Lo studente di Matilda. Ti stavo aspettando. Sono il proprietario della bottega. Thomas Brown. Hai già fatto una lezione di evocazione, immagino. Purtroppo non ancora, signore. Ah, allora la farai presto. Si tratta di magia allo stato puro, la creazione di qualcosa dal nulla. Non sempre è semplice, ma per fortuna in tuo aiuto ci sono le mie magiformule. Tu esercitati e lascerai a bocca aperta perfino la professoressa Weasley. Di certo è qualcosa a cui aspirare, signor Brown. Non vedo l'ora arrivi quel giorno. Anch'io, senza dubbio. Le magiformule sono utilissime per evocare oggetti unici, come decori o mobili dalle caratteristiche specifiche. Ma lascio alla professoressa Weasley l'onore di farti lezione. Per ora, ecco quelle che ti servono.
Banco da giardinaggio e tavolo alchemico, vero? Credo di sì, signore. Bene. Non c'è niente di meglio che coltivare i propri ingredienti e distillare ciò che vuoi quando vuoi. Diamo un'occhiata. Da un'occhiata allora a quello che ho. Che ne dici? Sblocca l'abilità di evocare un banco da giardinaggio con vaso piccolo. Usa il vaso per coltivare piante magiche. Ok. E questa è la stessa cosa per le pozioni. Se ti interessa, dai pure un'occhiata al resto del mio inventario. Ah, quindi bisogna anche allevare gli animali. Beh, è tutto. Sarà meglio che vada a cercare Natti adesso. Per giocare gli animali. Postazione da taglio. Ok. Sterco, giustamente. Giardinaggio con due vasi grandi, vaso grande. Raffinatore di sostanze. Pentola saltellante. Vabbè, ho capito che c'è un po' da fare. Revelio. Bene. Ah, però qua l'ho vista. Eh sì. Scala incantata. Lì c'è un mini forze. Uè! Completamente a caso. Pensavo fosse un forziere. E invece no. Invece no. Mi fa andare su dove c'è veramente un forziere. Però un forziere. Uniforme scolastico. Bene, perfetto. Beh, ci sarà. Guarda, guarda quante pagine da prendere al volo. Ci sarà da esplorare anche qua. Lo farò off camera perché capisco che andare in giro a prendere fogli volanti possa risultare un po' una rottura di palle per chi guarda. Però questa la prendo volentieri. Ok, vabbè, andiamo dalla tipa, da Natti. Questo è Zonko, che figo. Dai, facciamoci un salto da Zonko. Che figata. Tanta roba. Revelio. Qua cos'è? Quella è Hit? Oh Gesù Cristo. Bomba? Ok. Che figo. Ma quello è uno snaso. Ah, ecco cos'erano le monete che cadeva. Revelio. Qua? Ah, don't push, scusate. Cacca bomba, ah ecco. Queste erano molto citate nei libri. Revelio. Ma che cazzo? Cos'era? Vabbè, c'è proprio un mondo da scoprire. Io pusho di nuovo. C'è proprio veramente un universo da scoprire qui dentro, raga. Questo? Che figo! Non si può comprare niente, sì! O no? No. Non si può comprare nulla. Peccato. Magari più avanti, non lo so. Vabbè, ci stava a fare un giro da Zonko, dai. Allora, dicevamo. Ma
Wow, wow. Ah, ho tutto. Ho capito che cosa intendevi quando dicevi di non sapere qual è il tuo negozio preferito. Passeggiamo ancora un po'. Forse oggi è il giorno in cui riuscirò a scegliere. Ma che cazzo? Dagli edifici, via dal villaggio! Ah! Facile, facile proprio! Non facciamo un cazzo! Lo stiamo indebolendo. Ah no, ok! Porca puttana. Oh oh. Porca troia. Io sto cercando di variare. Oh. Lancio magia antica. E quello cos'era? Stavo cercando di batterlo al suo stesso gioco. Attenzione! Mi piace! Mostrami altro. Expelliarmus. Levioso. La magia antica vuol dire tirar barili. Alla buona ora. Dobbiamo assicurarci che rimanga così debole. Magia antica vuol dire lanciare i barili? Ah, ok. La Madonna. Trollando. Oh cielo, un altro troll. Avete davvero sconfitto un troll adulto in due? Così pare. Ne ho un ricordo confuso, sinceramente. È appena avvenuto. Per la barba di Merlino. State bene? Sì, ed è un piacere rendersi utili. Avete un coraggio da leoni. Eppure la stoffa da Auror, secondo me. Se non avete subito ferite nello scontro, allora potreste aiutarmi a rimettere al loro posto alcune cose. Certo, agente. Singer. Agente Singer. E grazie ancora. Qualche punto a Serpeverde, no? Ecco fatto. È tornato come nuovo. Buongiorno. Hai un momento, per caso? Sì, dammi un secondo. Che cosa vuoi. Reparo. Cosa c'è ancora di rotto? Un po' tutto praticamente. Una preoccupazione in meno per l'agente Singer. Qua. Riparo. Diciamo che Hogsmeade è fatta Fortuna veramente bene. Non hanno fatto altri danni. Beh, tutto è fatto bene, raga. Non penso che ci siano altri aggettivi. È veramente tutto fatto benissimo. Era la casa, è vero. Ok. Devo entrare qua. Revelio. Livello 13. Stavamo giusto parlando di te. E chi è questo? Buongiorno, non credo che ci conosciamo. Permettimi di presentarmi, Augustus Hill, commerciante di capi straordinari. Voglio ringraziarti per il coraggio dimostrato contro quegli orrendi troll e per aver riportato la pace a Hogsmeade. È stato un piacere. Francamente meriteresti un ordine di Merlino, ma ho qualcosa di più utile per te. Abbigliamento per maghi Stracci & Sons è la mia bottega. In catalogo tengo anche capi unici che garantiscono protezioni salvavita, diciamo.
Visto che temo non sarà il tuo ultimo scontro, vorrei regalarti uno di questi capi come ringraziamento per ciò che hai fatto oggi. No, grazie. È molto gentile da parte sua, signor Hill, ma non posso accettare degli abiti in regalo. Sciocchezze, insisto. Prova questo per capire la taglia, va bene? Oggi ho pari di articoli interessanti, fai con comodo. Ma vai a cagare, va. Figa, livello 1, ma vaffanculo. Toh, dammi. Ehi, io sono andato... ma non, no, non lo voglio fare. Mantelli e abiti. No, scusa, questo qua. Fa cagare, non lo voglio equipaggiare. Toh. Bravo. Beh, però 300-500 guento guanti da duello delle arti oscure, cappotto del drago. Vabbè, poi ci torneremo. Che calorosa accoglienza ci ha riservato Hogsmeade. A questo punto direi che ci meritiamo una bella burrobirra, soprattutto tu. Che ne dici di andare ai Tre Manici di Scopa? Mi sembra una buona idea. Ottimo. Da questa parte, allora. Revelio. Anche altri oggetti utili in combattimento. Qualora il tema dovesse interessarti, sarò lieto di mostrarti cosa ho in bottega. Io, raga, sono... ve l'ho detto più volte... sono veramente un completista, quindi non... non ditemi niente. Ho bisogno di completare i giochi al 100% tutti, tutti quelli che faccio. Figo che si muovono i manichini. Un po' inquietante, però bello. Va bene, dicevamo, è una cosa che mi è nata sin da quando ero piccolo con Spiro 1, pensate un po', e da allora non mi è più passata. Potresti persino incontrare Sirona, non è solo la proprietaria, ma anche una strega molto potente, un ottimo contatto. Ah, così. Dicevi che avresti catturato il bersaglio a Hogsmeade, che ti serviva solo un buon diversivo. Ed è quello che ti ho dato. Un diversivo che è stato sbaragliato con facilità. Vuoi dirmi chi è? Cosa mi nascondi? Ricordati bene. Se non arrivi al bersaglio, non hai alcun valore per me. Andiamo. Ci hanno visti? Non credo proprio. Che faceva quel goblin con Victor Rookwood? Ranrok è in combutta con Rookwood. Il goblin della Gazzetta del Profeta. Sapevo di averlo già visto. Forza, infiliamoci nei Tre Manici, veloce! È stato bello rivederti, Lodgok. Se sento qualcosa ti aggiorno. Grazie, Sirona. Stammi bene. Oddio. Quella era la voce di Geralt di Witcher 1? Oh, abbiamo una faccia nuova. È la prima volta che vengo. Benvenuto. Oggi offri la casa. Ho sentito dell'attacco. Passerò a vedere come stanno gli altri residenti e i bottegai. Sono felice che siate indenni. È merito suo. Ha ucciso un troll senza aiuto. Ma davvero? Complimenti. Grazie per questa. È un piacere. Ma io dico,
Dei troll a Hogsmeade. Non è mai accaduto prima. Qualcosa non torna. I prepotenti con cui abbiamo a che fare di solito... Ecco, appunto. Era Lodgok quello che se n'è andato? La tua clientela è peggiorata, Sirona. Sta tranquillo, Victor. Appena voi due ve ne andrete, la qualità della mia clientela migliorerà parecchio. Fossi in te non lo farei, Theophilus. Andiamo. Non farla tanto tragica. Sono qui solamente per lui. Non disturbare, si sta solo bevendo una burro birra. Una parola e vado. Forse non mi hai sentito. Ho detto di non disturbare. Pare che non vi sia bastato tutto il sangue versato oggi. Vieni, Theophilus. I tre manici di scopa non è più lo stesso. Non merita i nostri soldi. Non berrai burro birra per sempre. Pare tu abbia uno spiacevole nemico. Stai in guardia. Rookwood e Harlow sono peggio di qualsiasi troll infuriato. Troll, Ranrok e Rookwood? C'è qualcosa che non so. Prometto di raccontarti tutto, ma forse è meglio rimandare per adesso. Forse è arrivato il momento di tornare al castello. Magari, Andiamo, va. Non pensavo che arrivassimo subito al dunque. Pensavo almeno una... Oh, quella però lo prendo. Pensavo una... Ah no, è fuori. Pensavo una specie di seduzione lunga. Invece no. Ma soprattutto... Con che coraggio adesso andiamo al castello da soli. Non si lascia intimorire da furfanti come Rookwood e Harlow. Voglio capire cosa sta succedendo e spero che me lo dirai. Ma per il momento, credo sia meglio tornare al castello. La professoressa Weasley verrà presto a sapere dei troll, posto che non lo sappia già. Non voglio farla preoccupare. Devi trascorrere la notte in sala comune. Vai alla mappa. Ok. Mappa Hogwarts. Sala comune. Ah, è così fatto. Dovessi andare a un robo di metropolvere per andare... Invece no. Quindi basta che vada alla sala comune, vado a dormire. O va a dormire in automatico? Va a dormire in automatico. Bene. Beh, direi che abbiamo fatto il nostro primo giro Hogsmeade e possiamo concludere così. Raga, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e alla prossima. Ciao!